Felice Vecchione, un'altra occasione per tornare in Molise, questa volta per la Final Four di Coppa Italia di Serie B, aggiudicata dalla Spike. Bella manifestazione, sull'organizzazione non teniamo nulla da dire perché ormai è consolidata, quindi chiaramente un grazie a Campobasso in generale, senza fare nome per evitare di dimenticarne qualcuno. L'occasione è stata importante anche perché avete avuto l'occasione di vedere questa due giorni, 12 bellissime squadre, altrettante gare, e poi la ciliegina sulla torta per voi è stata quella che la società locale è anche riuscita ad alzare la coppa appunto maschile di Serie B. Sport ma anche turismo, se è un connubio. Assolutamente sì, anche perché come ho avuto modo già di dire in occasione della manifestazione, della presentazione appunto di questa Coppa Italia, a Campobasso ieri c'è stata una delle processioni più importanti del nostro territorio nazionale. Infatti sono sei secoli che va avanti questa processione, una processione bellissima, non ho avuto tempo per poterla vedere, però sicuramente avrà lietato i turisti che si sono avvicinati a questo territorio. In una o due giorni il pubblico delle grandi occasioni, un modo questo anche per valorizzare lo sport in questa piccola regione. Grande manifestazione, però dobbiamo fare un plauso anche all'Unimol, perché l'Unimol è il cuore pulsante di questo territorio, che ha saputo ringiovanire, proiettare ed organizzare, e soprattutto sta raccogliendo dei notevoli frutti, e quindi chiaramente lo sport è un veicolo di grande lancio e di avvicinamento ai giovani e alla società. La FIPAV è sempre vicina poi al Molise, sono tanti gli eventi che abbiamo ospitato nella nostra regione. Effettivamente non solo eventi indoor, perché noi abbiamo ospitato in questa regione anche il beach volley, anche il sitting volley, il trofeo delle regioni, che è la manifestazione più importante del giovanile che abbiamo appunto in seno alla nostra federazione, e quindi abbiamo completato anche con la Coppa Italia, che è stata una grande soddisfazione per il vostro popolo. Ecco, allora ti aspettiamo di nuovo in Molise, magari anche senza pallavolo, se vuoi venirci a trovare. Assolutamente sì, posso dire che ho quasi meritato la cittadinanza onoraria, visto i grandi eventi, grazie a voi, e quindi sono sempre contento e fiero di ritornare in questa terra.